Questa sera per Giordana siamo in questa piazza Acese, c'è un monumento che rappresenta più che altro non quello che c'è ma quello che non c'è più. Adele Danna, due parole su questa serata. Sì, il 7 marzo del 2016 abbiamo voluto creare questa installazione che in realtà è il primo monumento che vuole testimoniare una ferma volontà contro il fenomeno del femminicidio, e stasera ricordiamo l'uccisione di Giordana, ricorre proprio questa notte un anno dalla sua uccisione. L'amministrazione è al fianco della famiglia, della madre, della sorella, per tutte le battaglie che stanno portando avanti, ed è fermamente decisa a intraprendere tutte le iniziative che possano cambiare una cultura basata sulla relazione uomo-donna sostanzialmente maschilista. Quindi un grande lavoro che abbiamo iniziato a fare nelle scuole contro gli stereotipi di genere, e partiremo anche entro dicembre con un'attività di formazione per operatori di uno sportello antiviolenza. Un anno dalla morte di Giordana, morte violenta, morte di genere, raccontaci un po' cosa succede questa sera in questa piazza Acese. Stasera più che un ricordo cercheremo di illuminare attraverso delle candele una luce. Questa luce simbolica deve essere una luce di speranza, una speranza che possa illuminare la strada della giustizia, perché giustamente, come dice sua madre, Giordana non la riporta in vita nessuno, però almeno il rispetto di questa vittima. E cerchiamo che questa simbologia di portare una luce proprio a una strada che possa essere quella giusta, e che sia riconosciuto questo atto di femminicidio come un atto veramente grave, culturale, soprattutto è un problema culturale, e viviamo uno stato di emergenza, quindi dobbiamo prendere la consapevolezza di questo stato di emergenza e dobbiamo illuminare la strada. Tina Danna, Rete 25 novembre. Il voto della Rete 25 novembre è non una di più, ma non è uno slogan, è un impegno soprattutto. Sono molto contenta di stare qua stasera con Giuseppe, accanto a un uomo, perché noi abbiamo sempre affermato che il femminicidio è un problema di uomini, uomini che vogliono creare un mondo nuovo, fresco, dove le relazioni sono libere, sono simmetriche, sono paritarie, dove le relazioni non sono inquinate dalla sopraffazione, dalla violenza che infetta tutte le relazioni sociali. Quindi il compito primario della Rete è andare in tutti i centri di socializzazione, nelle scuole, e come diceva Giuseppe il vero problema è la prevenzione, riprendere un discorso che secondo me è stato interrotto e creare nuove figure di uomini e di donne. Giussi Torisi, due parole su questa sera. Questa è una sera, come diceva Aloscia, di luce, e noi della Rete 25 novembre ci teniamo che questa luce sia la luce della ragione, la luce della cultura, perché il problema del femminicidio è un problema culturale. Chi opera questi crimini efferati e precisi crede probabilmente di sentirsi autorizzato forse da una cultura, da una mentalità, e allora bisogna cominciare a cambiare le cose, formando le nuove generazioni nei luoghi di formazione. Noi lavoriamo molto con le scuole per cercare un linguaggio nuovo, per chiamare le cose come stanno. L'amore è una cosa, la relazione è una cosa, il femminicidio, il possesso, il controllo, la gelosia sono cose completamente diverse, totalmente strane. Ecco, impariamo un linguaggio nuovo, un pensiero nuovo, finalmente per creare un essere nuovo. Sabrina Renna, questa sera un anno dalla morte di Giordana, un anno di vuoto. Un anno assolutamente di vuoto, è importante che vengano promosse queste manifestazioni, perché nonostante Giordana sia morta continua a vivere, e continuano a vivere le donne che lottano contro il femminicidio, continua a vivere la madre che è un grande esempio di come si debba trasformare il dolore in medicina, un vuoto che speriamo non dilaghi ancora all'interno della nostra comunità.